Si è concluso positivamente il procedimento giudiziario Waterloo nell'ambito dell'inchiesta su Girgenti Acque per l'ex prefetto di Agrigento Antonio Diomede, che viene prosciolto da ogni accusa, non luogo a procedere anche per il giornalista del Giornale Sicilia Alfonso Bugea, i tre carabinieri e l'ex sindaco di Campobello di Licata, Michela Termini. Il giudice per l'udienza preliminare, Michela Raimondo, si è pronunciata sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Agrigento nell'ambito della maxi inchiesta denominata Waterloo su Girgenti Acque, la società che per anni si è occupata del servizio idrico in provincia di Agrigento. La Procura, guidata da Salvatore Vella, insieme al pool composto dai sostituti Paola Vetro e Sara Varazzi, aveva chiesto il rinvio a giudizio per 32 persone e contestualmente non luogo a procedere per altri 15 imputati. Il GUP ha disposto il proscioglimento di Nicola Diomede, ex prefetto di Agrigento, difeso dall'avvocatessa Monica Genovese, ritenuto dagli inquirenti una delle figure chiave dell'intera inchiesta Waterloo. L'ex prefetto era accusato di aver salvato l'imprenditore Marco Campione da un'interdittiva antimafia. Il giudice ha invece disposto il rinvio a giudizio con un articolato e complesso provvedimento nei confronti di tutti i vertici dell'ex colosso idrico, a cominciare proprio da Marco Campione, difeso dall'avvocato Lillo Fiorello, che tuttavia ottiene il non luogo a procedere per tutti quei capi di imputazione contestati in concorso con gli odierni prosciolti. Per lui, così come per gli ex componenti del consiglio di amministrazione, l'accusa più grave è quella di associazione a delinquere finalizzata ai reati contro la pubblica amministrazione. Escono dal processo anche alcuni personaggi illustri inizialmente coinvolti, come l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana Miccichè, l'ex parlamentare Scoma, entrambi accusati di finanziamento illecito ai partiti, l'ex autorità garante del libero mercato Giovanni Pitruzzella, che era accusato di associazione a delinquere. Per tutti difesi dagli avvocati di Peri, Grazia, Volo e Marcella Montalbano, è stato disposto non luogo a procedere. Non luogo a procedere anche nei confronti dei vertici dell'ARPA di Agrigento, accusati di circa 50 violazioni ambientali. Escono di scena dal processo anche il giornalista Alfonso Bugea, difeso dagli avvocati Nino Gaziano e Vincenza, già a capo della redazione agrigentina del Giornale Sicilia, l'ex sindaco di Campobello di Licata Termini, l'ex consigliere comunale di Agrigento Gerlando Gibilaro, l'ex presidente della provincia Eugenio Dorsi e i tre carabinieri coinvolti nell'inchiesta, Salvatore Aiola, 63 anni, Leonardo Di Mauro, 61 anni, e Rino Vella, 42 anni, tutti difesi dall'avvocato Pennica.